Prova. Ti Prova. Ok, sento un po' basso, provo ad alzare il volume. Prova. Microfono. eh. Alza, alza. Parla. Prova. Ora un po' troppo, Pronto. un pelo più basso. Troppo. Così. Una pulce più alta. Pulce. Ok, perfetto. Ok. Che fate? Super Mario Galassia. Ah, ok. Siete già in linea? Ah, Siamo già in linea. Ma siete già in linea. da adesso, da 10 secondi. Ok. Come va? Bene. Bene, Non avete registrato per un po', vero? cioè, non ho capito. Da un po' di giorni che non registrate. Eh sì, infatti è questo che devo parlare stasera, che non ci sarò sempre come Come prima, insomma. ecco. Sì. E quindi niente. Le cose restano invariate, però solo che non ci sarà la costanza che c'avevo prima. Ci sono più impegni adesso, cosa è cambiato? Sì, diciamo che ci sono più impegni e non mi permettono di essere sempre costantemente presente. Capito. E vabbè, qualche sacrificio che bisogna fare, passato un po' di tempo. Sì, io intanto sto giocando a Crash Bandicoot 4. Ah, Crash Bandicoot Non 4. mi vedrete in live perché non voglio essere visto in live mentre gioco a Crash 4. Questo gioco risveglia il peggio di me. Ah, ecco. Io qui devo risolvere. Sì, spero che non si senta l'audio del gioco durante la live, No, no, non ovviamente. si sente, tranquillo. Benissimo, allora ho fatto bene a mettere le cuffie. Sto impostando trasforma e stendi, perfetto. Ora quello che devo fare è capire un attimo il volo, i controlli. C'era un tasto. E dov'erano i tasti in più? Non riesce a trovare i tasti, cosa è successo? Ah no, ecco, no, una cosa. Questo qui. Mo, quale cazzo? Spitina il bottone 5, il bottone 3. Sto usando la tastiera. No, no, il controller. Perché ho Ah. fatto dei tasti che potevo salvare e caricare la partita. Vabbè, ora va la spacca. Mi pare che si salva con questo e questo si carica. Speriamo vada tutto bene. Sono un coglione, ho sbagliato tasto. Ma niente, meno male che avevo salvato. Aspetta, come si caricava? Carica stato di gioco. Adesso che ci sarà meno tempo, mi mancherà un po' questa costanza nello sbagliare i tasti. No, ma io ci sarò. Non ci sarò costante come prima, ma ci sono.
ci sarai sempre. Nel cuore di tutti quanti. Alla faccia degli hater, vero? Ecco. Allora, noi dovevamo fare... Ah, questo, grazie a Dolce Ape. Ah, è quello dove si sblocca il potenziamento con l'ape. Quello dove si vola. Sì, solo che devo prendere la terza stella. Contrattacco di scarafaggio. Comunque, se vuoi puoi alzare leggermente di più il volume, ti sento un pelletto più basso. Ok. Vuoi provare un po'? No, in questo caso non posso assolutamente. Ce l'avevo qui. Yes! Impostazioni a... Ok. Ciao Hermes. Ciao Hermes, benvenuto nella live. Ora non sto leggendo i commenti. Perché insomma non ho non ho davanti la live. Ah, tranquillo. Io voglio che c'è anche Antonio giusto per capire l'audio come è impostato. No, io ci sono, ma siccome sto facendo delle email e si sente più se vado nelle email, sono qua. Ah, ok. Comunque quando arrivi all'ape falla con la voce della nonna. Ma l'ho fatta l'ape. La voce della nonna. Ok, alzo un po' il volume, prova. Sì, ti conviene alzarlo perché ti senti un po' basso. Così? Cazzo, pronto? Sono caduto nel vuoto. Quindi funziona? No, alzo di più. Così? Sì, solo che ti senti un po' coperto. Un po' coperto? Sì, tipo come se stai camuffando la voce. Ma no, assolutamente non sto camuffando la voce. Ora sì, ti senti bene. Ok. Comunque Hermes, dice, tutto bene, dai. Cimale, ciao Dome, ciao Antonio, ciao Cristiano, Stefano, ciao Giampi. Aspetta, regolo un po' l'audio del mio gioco, così si sente un po' meno alto. Ecco, così vi sentirò meglio. Allora, gli aggiornamenti sono che chiudo il canale, non scherzo. Gli aggiornamenti sono che non ci sarà il flusso di live che facevo. Ci saranno meno live, ma questo non vuol dire un abbandono, ma meno tigri. Le tigri, sì, soprattutto quelle ci saranno. È un, diciamo che dedico più tempo ad altro piuttosto che alle live, ma non perché io non voglio fare live, attenzione, anzi io sono il primo che non vede l'ora di streamare. Semplicemente non ci sarà il flusso di una volta, o perlomeno non ci sarà tutti i giorni. Ci saranno giorni che ci sono e giorni che no, che più o meno era una concezione che avevo fatto prima, che però diciamo non si è dimostrata prima. Perché magari prima dicevo pure che non avevo tanto tempo, streamavo di meno, però poi sono riuscito ad avere la costanza e ho iniziato a streamare sempre. Solo che questa volta invece è effettiva la cosa, cioè ci sarò, che so, 2-3 giorni a settimana piuttosto che tutta la settimana. O può darsi pure che ci sarò tutti i giorni invece un giorno no.
cioè è tutta una questione di tempistiche, momenti che ci sono e non sarai ci sono. Però tendenzialmente più impegnato rispetto al solito. Ecco, bravissimo, perfetto. E quindi questo compromette la mia assenza non così pesante sul canale. L'unica cosa è che magari non sarà, non ci sarà mai, mai più una programmazione, nel senso ti dico se io sto streamando, cioè se io ti dico non ci sono stasera, ma può darsi che all'improvviso poi ci sono, oppure sì alle 10, ma poi no, non è alle 10, è alle 10 e mezza. È diventato più imprevedibile adesso. Sì, diciamo che è un po' più randomica la situazione, non ha... Antonio Gamer 90. Quindi questo, diciamo, è... quello che dovevo dire. Sai cos'altro è più randomico e imprevedibile? I comandi di Cortex in Crash Bandicoot 4. Oddio. Maledetti. Quelli sì che sono una maledizione. Allora io sono qui ma non ho capito dove devo andare. Questo ho capito. Dove ti porta il cuore? Tranquillo, no, non farti problemi. Grazie Hermes, grazie per la tua comprensione. Ma io c'ho la cosa d'ape, no? Ma dove devo andare? La live ogni tanto si interrompe. C'è qualcuno oddio, che... senza avvisare. Perché insomma, perché dovrebbe avvisare la live prima di interrompersi? È troppo comodo se uno... Per pochi secondi, ma penso sia più la connessione, sai? Perché qui non mi sta facendo... Non sto notando problemi. Niente problemi, come tranquillo, no, ok. Ah, ok. Il vostro parere significa molto per noi, o per lui insomma, vabbè. Vabbè, per noi è più che giusto. Ma non ho capito come devo andare avanti qua. Scusa. Alt F4 passa allo spavento. Alt F4 è sempre la soluzione, come nella vita vera. Sì, sì. Vaffanculo. Ho usato state su GameCube e Wii e vai. Finalmente. Io non so come. Vola. Ci deve essere un modo, no, per salire. Se l'hanno programmato, sì. Io mi trovo. A meno che non debba andare di là. Pare di sì. Oh, i vicini sono di nuovo a creare confusione. Non è che potresti aiutarci? Sì? Come? Mi serviva una mano, non ho capito. No, è tutto a posto. Ok. Voglio solo domandare a chi sta seguendo la live se l'audio del gioco, la voce mia, la voce di Stefano e di Antonio sono tutti in regola e si sente bene. E tutti i pianeti sono allineati. Ecco.
Ma che è un mega insetto? Un ape gigante. Ape gigante. Ok, ci sono, eccomi. Buonasera. Ok. Stavo facendo un'importante cosa. Tante porte e c'è la tigre. No. Mi sento doppio. Ora che c'è la tigre. Non c'è niente per nessuno. Ecco il vagabond. Queste palle. Ma come perché gli scelgono sempre degli oggetti sferici come nemici? Come non ti sento? La sfera. Ciao Marco. Come hai detto tu, le palle. Perché le sfere nei videogiochi ci fanno sempre male? La sfera. Perché... Comunque scusate ma non capisco un cazzo. Tipo? No, non so se la guida del gioco è troppo alto. Per fortuna è così gentile da poterlo dire. Esatto, voi sentite bene l'audio del gioco? Quelle palle sarebbero state merda, ah giusto, quindi la merda che ci fa male. Ah. Perché se c'è un problema insomma del mio gioco che fa fastidio l'audio, posso spegnerlo o spegnerlo. Dà ancora più fastidio, più dell'audio del tuo gioco, dà fastidio Domenico proprio. Ma lei è nato per buttare escrementi addosso a me. Proprio nella live di Domenico, l'unica cosa che non vuole sentire è Domenico. Ma già solo un po' più. Ma lei ha Domi, ma stasera fai anche la seconda serata? Sì, c'è For Deus. E me lei poi mi aiuta con quel problema dell'MP4? Cos'è l'MP4? Ah, sì. Che lei mi ha lasciato nella merda e non ci sono, che devo andare alle giostre, mi dicevo. Alle giostre. Alle giostre. E noi alle giostre ci andavamo soprattutto nel periodo di maggio, la festa del soccorso. Sì, è vero, c'è la festa del soccorso. La festa del soccorso. Sì, si soccorre nelle persone. Possibile. Sì, dopo i fuochi ci vuole. Ah. Con la gente che va a fare. Devo schiacciargli addosso quella. Schiacciaglielo addosso, forza. E vai. Ma stiamo scherzando? Cosa c'è? Ecco una stella. Non mi fa entrare nell'account. Piccola stella. Va in quell'account. Ah, ok. Hello! Porco di... Non ho detto niente. Comunque sono orgogliosa di mia figlia. Sta giocando la sera con i pupazzi di Super Mario. È vero che lei... Praticamente per giocare prende Super Mario, prende Peach e fa che uno è sopra l'altro. Fa pure le voci di Peach. Che fa? Oh santo cielo, Mario, leva qualcosa! E lui, let's go! Antonio è diventato uno sfavillotto. Mi sento doppio! Allora, che facciamo? Facciamo la galassia surfing mania? O galassia pannello alternato? Pannello alternato. Mi sembra più easy.
Sono tutte e due belle. Parlerò alternato o basta che impari il coso? L'altra è una gran figata. Soprattutto quando arriveranno le stelle verdi, tesoro mio. Li associo. Li bestemmiamo. Dipingi di giallo i pannelli alternati. Stiamo facendo 100%, vero? Sì. Ah, allora ti voglio la galassia. Mario, vero? Ordinate il retro. Come che Stefano sta dicendo? Non facciamo il 100% anche di Luigi. No, solo di Mario. Luigi. No, no, lascia che fa solo Mario. E tra l'altro non vedo l'ora che arrivi alla galassia osso. La galassia? Osso. Orsono. Sì, questi auricolari sono ancora un po' nuovi per me, la novità di scoprire gli auricolari, perché ancora mi scivono dalle orecchie. Infatti se mi vedete che non rispondo può essere perché mi sono scivolati gli auricolari e li sto andando a prendere. Ah, va bene, non ti preoccupa. Ordinate il Retro Pocket 4 Pro e se tutto va bene arriverà a febbraio. A qualcuno interesserebbe qualche video di Pro sul canale quando sa? Ovvio, mi servirebbe a me tantissimo Hermes. E poi puoi pure postarmelo su Telegram, così lo voglio vedere. Hai fatto qualche gioco di Zelda nella lista? Nella lista... dici in generale o nelle cose future o in quelle attuali? Nella lista dei cattivi di Babbo Natale. No, comunque Zelda no, non ne ho fatti nessuno. Sono belli tosti e lunghi. Come piacciono a lei. Non è vero. Ad Antonio gli piacciono così. I mastacciuoli. Comunque, facciamo Galassia Surfing Mania. Surfing Mania. Ok. Nella lista mi mia. Mi piace che sono dritti al punto questi mondi. A tutto surf. No Marco, purtroppo non ho fatto gli Zelda. Però nella vita privata, al di fuori delle live, ho finito Breath of the Wild. E noi non lo vedremo mai perché la sua vita privata. No vabbè, prima o poi succederà che lo porto. Ok, ora c'è il livello. Succederà per così per sbaglio. Penso di iniziare su YouTube con video di emulazione, dispositivi in prova recente e anche retro, perché no? E qualche mini guida per chi ha difficoltà col mondo PC. Bellissimo Hermes, mi piaci. E io non vedo l'ora di iscrivermi. Ma penso che l'ho già scritto o no? Forse no. Seguire tutti i tuoi video che fai. Anche tu sei un manta surfista. Esatto. Ma è la prima volta che fai manta surfista. Largo amico! Parcheggia! Ah, come funziona sta cosa? Allora, premi verso il televisore. Ok. Sì, questa è la posizione di base. Per girare. Ero arrivato alla fine. Ero arrivato alla parte finale del livello. Passa in fuga. Mi sa che qua piangiamo. Anch'io. No. Non ho il tasto inclinazione. Che? È mo so cazzo. Tasto inclinazione. Dove impostare i tasti? Aspettate. Ma lei non sa impostare. Controllo. Ma questo. Allora, inclina. Allora. Ok. 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 GG. Okay. Vediamo.
È così che si gira a sinistra, grazie. Si gira a destra dalla sua. Ok. Esatto, è così che si gira a destra. Allora devi regolare la velocità. Non c'è altro da sapere, vai, prova a fare un giro. Oh cazzo. Ma perché mi salta? Perché salta? E perché è un platform. Spiritoso. Allora, aspetta che... Secondo me devo annullare sti tasti che non c'entrano un cazzo. Non li posso... Pulisci. Ai, no. Dai, quando... Ok, vediamo. Naccia. Ma scusa, questo gira, per favore. Oddio. Ma è normale che salta. Dipendo da come salta. Fatto, secondo voi è normale che salti? Quindi siamo le stare pinguini, secondo gli interessi. Possibile. Non è normale. Non vorrei che va. Cos'è normale in questo mondo? Che cos'è normale in questa vita? Resto che non resisto. Tutta lo dice. E lo prendo sempre, come ho capito. Che siamo, sospiro qui. E vai. I'm the winner. Medaglia d'oro. Non ci gioco da parecchio, ma ricordo perfettamente che il salto non era automatico. E no, perché praticamente con l'emulatore l'inclinazione l'ha fatta a scatto, e quindi quello scatto può scaturare tipo, vedi, tipo mostro cliccando i tasti dell'inclinazione, li rileva come tipo un'oscillazione. Purtroppo c'è la tigre. Colpa di Antonio. E che cazzo è questo? Giulio Cesare. Me la siete visti la conferenza stampa? Di chi? Ah, sì. Di chi? Quella di Textio. Di chi? Di chi? Giustamente. Proprio che non connetto. E di chi? Quella l'ha vista Chris Stefano. Le è piaciuto quando Domenico ha rovinato la serata dicendo abbastanza bene. E Gianni, e c'era Gianni Giuliano che fa ringrazio molto. Ma lei è un proprio gigante a tre piedi. E ma lei è un ggg. Un sensore compatibile del PC. Lo so, lo dovrei. Amante di queste cose. Che non resisto. Eh sì, evidentemente sì, che tanto il nunchuck ce l'ho. Vabbè. Ha il nunchuck, però l'arma quella per colpirci a distanza. Allora c'è qualcosa che voglio modificare, perché sennò non sono soddisfatto. Praticamente nel nunchuck, nel nunchuck, vorrei fare che, ecco, Z. Il bello della diretta, dobbiamo sistemare tutto in live. No, solo questi due. Inverto i grilletti. Così, questa è la telecamera e questa è la schiacciata, perfetto.
Aspetta, ma qui ci sono stelle segrete in questo di Bowser. Quale Bowser? Nel boss del primo mondo. No, no. Ma poi te lo dovrebbe dire, hai completato questa galassia, eh? Ah, sì? Se non ti dice hai completato questa galassia è perché ce n'è ancora. Vabbè, andiamo. Vabbè. Quindi finora non hai completato neanche uno. Da notare come sono stato schiacciato toccando la cosa che dovrebbe colpirmi e non essendo schiacciato dalla cosa che dovrebbe colpirmi. Benissimo, grazie. Ce l'hai fatta, con te non avrò neanche bisogno dell'aiuto di papà. Vai Tripodobot, mostra il potere della Megastella. Hello! Ok. Passa a un non so che di Shadow of the Colossus. Perché gli dobbiamo salire proprio addosso. Sono di vita però. Invece qua mi ricorda molto la parte dove c'è Dingo Dile in Crash 3 che deve distruggere la barriera. Cannoli, cannoli, cannoli. Anche se non c'entra un cazzo con quei cosi di cristallo di ghiaccio. Quindi devi aprire la sua barriera per poterlo colpire. Tutti. In questo senso ci assomiglia. Ecco. Certo, molto preferisco le cuffie. E dov'è il buco? Ah, ma si rigenera. Ecco il primo. I'm the winner. Yay. Il boss più stupido della nidiata. C'è pure uno sfavillottolo. Hai ottenuto la stella. Il gigante che è. Galassia completata, dice. Ok. Qual è la prossima galassia? Il bagno. È la mia. Però non c'è la corona. Quindi è la mia il bagno, dove sto per andare.
Ma lei sempre va a pisciare. Quando tutta l'energia sarà ripristinata potremo volare velocemente fino al centro dell'universo. Ora è accessibile un non planetario. Noi è una stanza dove va bene, ok. È bello che in Super Mario Galaxy 2 hanno rimesso il remake del livello di Super Mario 64. Bello, l'hanno fatto così collegato, citazionistico. Sì, stupendo. Ehi, parlo con te delle sto schegge, certo, puttana. Quella là. 400. Questo è uno di quegli sfavillotti da riempire che vogliono mangiare. Sono ciccioni. Vabbè, però non c'era bisogno di fare fat shaming. Sì, c'è il body shaming, Domenico è gay. Ma che stai dicendo? Ah, oh, bellissimi Mario Galaxy, sì. Hello. Ok, ha sbloccato un nuovo universo, una galassia colossale. Andiamo da quella, no? Ci sta, ci sta. Tutto va bene per Magna. Ogni scusa è buona. Alla conquista della torta ghiotta. Entrambi in possesso ancora perfetti. Il secondo c'è un'edizione speciale, bellissima. Io l'originale c'ho. L'uno. Il 2 già l'ho giocato quando sono riuscito ad ottenere la mod. E comunque i mondi dove c'è il cibo che si mangia sono sempre belli. Sono morto. Le terre ghiottone di Rayman Legends. Mio livello preferito. Eppure un Rayman nuovo ci sta. Ma lei è una leggenda, quindi. Ma lei è una leggenda. E poi ho detto Rayman Legends, volevo dire Rayman Origins. Però vabbè, c'è anche in Rayman Legends. Ora che ci penso, mi trovo nella dimensione Snex di Crash Bandicoot. Ah, quella dimensione. È la cosa più a tema cibo che sta in quel gioco. Però non è così ispirata, così piacevole. Soprattutto no, non così piacevole. Ma quello che c'è a terra è cioccolato o carta? Punterei per la prima. Hanno pur sempre i bambini. Mi sembra giusto. Qualcuno pensi ai bambini. Ok. Ecco la stella. Ecco una stella. No. Che poi mi piace Parteggia. Che. Hai detto ecco una stella. Stella. Mi è venuto in mente subito Dingo Dai di Crash Team Racing. Cannola. Domenico. Io vorrei un nuovo Rayman 3D, nulla toglie l'origine, ma lo aspettavo dalla fine di Rayman 3, anch'io. Sì, anch'io. Mi manca il Rayman 3D, il mio preferito è Rayman 2, quindi. E il 2 c'ha quel tono molto dark che è bellissimo. Molto, insomma. Inizia in maniera un po' più scura e cerca di prendersi più sul serio. Sì, però sì. Alla fine è Rayman, quindi. Sì, no. Su questo aspetto. Sì. Alla fine è quello che. Ci sono sempre le sue stranezze, le sue cose buffe. Sta arrivando, dice.
Reburrowed. E chi l'ha fatto? Una mod. Ah, ma forse stavate parlando del remake di Rayman 2 fatto dai fan che stanno ancora facendo. Non lo so, perché Rayman 4 dice. Sì, ma manda il link su Telegram. Io? No, Hermes. Ok. Sì, se vuoi pure tu di Rayman 2, che sono molto curioso. C'era una conferenza che hanno tenuto più volte all'anno che si chiama Rayman Alive. È una specie di Nintendo Direct in cui si riuniscono i fan per parlare dei loro progetti fanmade su Rayman. E ci sono molte idee promettenti, dal Rayman Raving Rabbids reimmaginato usando gli asset del gioco scartato, fino a vere e proprie serie, poi il remake di Rayman 2, che forse è la cosa che mi interessa di più. Anche giochi completamente nuovi, però fatti in maniera professionale, con un nuovo engine. Anche per chi gli piace Rayman in 2D, ci sta un... Perché mi uccide? Uffa, non è giusto. Ma Antonio che sta facendo? Quello che fa tutte le mattine, tentare di conquistare il mondo. Ah, no, Antonio. Mannaggia, vero, la mira di Cortex. Come mira questo essere? Hai dato il merda. Di Olimar. Olimar, ah, c'è un riferimento a Pikmin. Eh sì. È per ridere o è veramente Olimar? No, l'ho messo così a cameo. Oh, carino. Ora speriamo che non mi mettano sotto. Vabbè, mi hanno pigliato i carrelli che passano. Perché per qualche motivo in questa dimensione fanno passare dei carrelli così velocemente che investono le persone che attraversano. Fanno pure danno.
Vorrei vedere a quella velocità. No! Ah! Se io faccio così... Grazie Hermes. Vedi, Pirulin piangeva. Ogni tanto... Voleva mezza mela. No, si stava facendo una sega. Un biscotto di con gocce. Ecco Capitan Todd. Ma Capitan Todd dove lo rivediamo tipo al gameplay? Se tu li vuoi. Sì, perché c'è in Galaxy 1 e 2, l'hanno trovato tutti simpatico e l'hanno piazzato e hanno fatto pure lo spin-off. Ma l'hanno fatto proprio maschio in gioco o spin-off? Hanno fatto un gioco tutto suo. Sono curioso di vedere. Capitan Todd Treasure Tracker, com'è che si chiamava? Che controllo. Ah, quello per Wii U. Se non sbaglio era Wii U. E poi sono passato un po' di tempo. Sono un gioco che posso tranquillamente portare. Fortunatamente la Nintendo si emula abbastanza bene. Meglio però che non lo sappia la Nintendo che si emula abbastanza bene. È cosa? Magari succede sì. Come Spiro 3, mentre Domi ha fatto il 100%, mentre batte Bowser si resetta il gioco. O magari sbaglia il save state e viene rimandato su Spyro 2. È lavorante. Tu non ti libererai mai di Spyro 2, mai. Mi viene in mente quella puntata dei Simpson dove Homer diventa cantante lirico e c'è la fan che è tipo sua amante e a un certo punto si traveste da Marge. Quello là è Spyro che si traveste da Mario Galaxy all'improvviso per sorprendere Domenico. Eh sì. Com'è, da voi fa freddo? Qui, certo. Non si sente un po' più quasi caldo. Quanto la mia anima in questo momento. Iii, c'è la tigre, there's the tiger. Iii, punch in them. Ok, attacca la flotta Kamek. O Namek. Kamek, quale Kamek? Beh, quello che cazzo. Sei un cazzo, sei una puttana. C'è Stefano, possibile. Stefano, ma credo che a lei ci puzza. Non è vero. Mia figlia è un nipote! Mia figlia è un nipote! Prendi me al fuoco! Tiger! Comunque Domenico ci è mancato in questi giorni. Pubblico! Saluto il pubblico! Buona musica! Ti ringrazio. È vero, è mancato per... quanti sono? 2-3 giorni? Mi stavo iniziando a preoccupare. Come? Non mi ci stavo bene. Stavo iniziando a preoccuparmi. No, addirittura, no. Addirittura. Perché non mi hai scritto? Non mi hai mandato una lettera? Ma te lo dico io se vuoi, perché non gliene frega niente di lei. Ma non ho capito, questi che fanno? Altro fa una piroetta. C'è la piroetta. Sempre. Mm.
Mi è sembrato di avvertire un microscatto. Stavo per sbagliare il salto. Mio al culo. Itch la prospettiva, Nevsky. Quella qui. No, da me intendo. Ma lei è proprio un giovanissimo. Me lo dico non tanto. Ok, per adesso. Oddio, mi lanciano le palle. Ok. Sì, Ibi. Ma lei è della geografia di oggi, parte 2? No, no. Eaters the Tiger. Ho un fitto di uomo, non è giusto. Non è giusto. Dovrei ritirarmi su una bella spiaggia. Ho un cocktail enorme, una donna con due coste, forse del ghiaccio da mettermi in testa. Non è ancora finita, Bandicoot, restano ancora le stemme. Lui lo fa alla, più all'angelo cola, io invece ho in mente come parla Piccardi. Laggiù verso il mare, ti ho detto, la nostra salvezza galleggia sul mare azzurro. Dobbiamo fermare la corazzata di Engine prima che salpi. Ma come? Pensa, sì. Non sapevo di questo segreto nella nave. In effetti nemmeno io. Laggiù verso il mare, ti ho detto. Fammelo tu ora, Cre Stefano. Lassù verso il mare, ti ho detto. La salvezza galleggia sul mare azzurro. Dobbiamo se... Come dicevo... Dobbiamo raggiungere la corazzata di Engine prima che salpi! Ma come? Senza porta. Stefano, mi fai un calcolo, tu che sei bravo in matematica? Io imparavo in matematica. Ok, ci allora. Allora, no, mi serve per fare un conto. 1 più 4? 5. Allora, più 2? 7. Più 1, 8. Più altri 2? 10. 10. Più 1, 11. Più 4? 15. Più 2, 17. Sì. Ok. Niente, ho tutto. Sto preparando gli esami di geografia, non me li auguro. Ma lei è un buono. Crash! Crash! Seguimi, fratellone! C'è qualcosa di strano nel mio culo! Vieni, guarda! Complimenti per la simpatia. Cosa, Domi? Complimenti. Hai vinto una gemma, che ti devo dire? Hai vinto un trofeo! Complimenti! Sei stato grande! Hai vinto una reliquia! E poi è la stessa voce.
Aku Aku è complimenti, hai vinto una reliquia. E Uka Uka è complimenti, hai vinto una reliquia. Un po' più. Ci sono le comete burlone. Ecco lì, ti voglio lì, qua ti volevo. Devi prenderla subito, se non sparisce. E quindi le comete più burlone sono quelle che stanno per schiantarsi contro il nostro pianeta un giorno. E dove la incontro, scusa? E devi andare nel livello dove appare. E ancora non mi è apparso da nessuna parte. E allora? Ma che cazzo dici, menzognero? Più e più. Scusate, mi stavo scongelando un rollè di pollo per domani a pranzo. Ma lei c'ha il pollo congelato. Buono, buono. Vabbè, non si butta via niente. Poi è pollo, anche il pure. Quello che ha detto Domenico quando vede i piccioni morti, se li porta a casa e li cucina. Ma lei si cucina top. Allora, sono più economici, immagino. Sono più economici. Comunque, vediamo il terzo livello. Tarantorex e le sue larve. Mario! Siamo arrivati già alla parte in cui c'è Luigi. No. Luigi Smetson l'ho portato, dovevi fare il 2 e il 3. Mario! The way! No, un rollò preparato in precedenza, conservato in freezer, che domani servirò col purè di patate. Non li compro, infatti. Gli ignari che diranno, ma che buono, ma che carne avete usato? Come? Che tu ci devi dire? La peppina, fa il caffè col porco di... Ma voi lo sapete che c'è una puntata dei Looney Tunes in cui Shrek arriva e dice fuori dalla mia palude? Ma non è dei Looney Tunes, Shrek. Ma hanno fatto tipo una parodia di Shrek con i Looney Tunes, perché ma no, i Looney Tunes, io pensavo agli Animaniacs, che già erano molto più citazionistici. Lì c'è una sua villotta. Ma li stai prendendo le astroschegge, che poi ci sono gli sfavillotti obesi. Sì, lo sto facendo. Oh, scusate, diversamente magri. Che Stefano, lei non dovrebbe ridere, sono cose serie, la gente soffre. Pardon. Che poi praticamente glielo stai ficcando tutto in bocca con tutte le stelle. Ma lei si costumava. Ma perché lo fai a step? Scusa, lo fai a step tu, come se tu godi a vedere lui che si stanca. No, è che l'emulatore che ci vuole scompare il telecomando. Sì, però tu non hai abbastanza astroschegge, questo significa che tu non sai giocare, perché tu giochi a cazzo, non prendi quello che c'è nel gioco, giochi tanto per giocare. Ma io li prendo, mannaggia puttana, vuol dire che sei tu che non mi servi. Tu mi devi spiegare, tu sì. Mi devi spiegare come fai ad avere 6 astroschegge, 6. Io a questo punto ne avevo 3000, tu 6 ne hai. È perché io l'ho già data agli altri obesi. Certo, tutti obesi sono al mondo, ma lei... Volavo. Qu-
Questa era una terra pacifica di grande bellezza, ma un giorno ho sette maiali malvagi. Perché sei... A me mi fa ridere Crash Stefano, perché so che lui. So che lui sta ridendo in questo momento, quindi. Mi fa morire. Forse il bracciale di tuo nonno è un bracciale. Perché Siro Carraro scriveva, no? Secondo me. Lui non è che si studiava la battuta, lui improvvisava perché si stupisce. Cioè dice, il bracciale di tuo nonno probabilmente è un bracciale d'oro, cioè minchia. Non ha seguito la trama però, wow, oro. Wow, c'è un bracciale d'oro. E sette maiali malvagi si nascondono in questa terra. E a un certo punto si interrompe dicendo, ma chi ha scritto sta me... È un grande Siro Carraro. Se li ritrovi, troverai anche il bracciale. Ma mi raccomando, devi stare attento. E quello è guidare. Porco. Ma voi sapete che in due episodi di Looney Tunes la strega viene serviziata prima da Bugs e poi dal genio dello specchio? Ma non è vero, ma chi l'ha detto sta cazzata? L'ha detto Hermes. L'hanno seviziata, ma che ci hanno messo un dito nel culo e le fa queste ragazze! Yeah! Mamma mia, costerà! Che c'è in Space Jam e dice una parola che tipo è lì la pompone fa CONTATTO! E fa la cosa tazzo. Ok, l'ho saziato. No, peggio, molto peggio. Sono nella faccia di uno Yoshi. Tu pensa a essere nel culo. Ma stai ancora giocando tu, Stefano? Sì. Ma io voglio vederti in diretta. Dopo. Che c'è Piccardi che Cortex lo doppio un po' bene e un po' male. Però il migliore di Crash 4 è Renzo Ferrini, che è la voce di Aku Aku, che è bravissimo. Ah, sì, sì. Il combo ha un po' poche battute in questo gioco, però un grande potere. Sì, però è la voce è perfetta, perché è talmente disumana la voce di Renzo Ferrini. Antonio sembra Nino Scardino. Ciao Carlo, sono Dino Scardino. Oh, Scardino. E poi vedi, Domi, quando lui fa oh, Scardino, e quando io ti dicevo che dicevo oh, la Cirinazzi, è la stessa cosa, l'ha fatto con Scardino. E non so se l'hai capito nel momento in cui l'ha detto, che è quello che diciamo che si stupiva Carlo. Sono Dino Scardina, un abbraccio. Oh, Scardina. Ma è vero che mentre noi facevamo la conferenza per lui era come se fosse mezzanotte o l'una. Ma sai a me cosa mi è piaciuto? Che a un certo punto, all'inizio tutti tranquilli, rispettosi, poi a un certo punto hanno iniziato a dirsi cazzi loro, a Bergamo! Hanno cominciato a dirsi fatti loro, mi ha fatto ridere perché alcuni non si vedevano da 50 anni. Amiche, ormai è bellissimo che è creata questa atmosfera. No, ma anche Gianni Giuliano che parla con Mario Brusa, cioè delle cose incredibili. Ma Mario Brusa si è emozionato. Si è emozionato, ma Mario Brusa non li vedeva da una vita, perché nel 76 è venuto a Torino e da allora, a parte qualcuno, non li ha più visti. Cioè tipo Gianni Giuliano e Mario Brusa non si sono visti quella sera lì dal 76, dopo 48 anni. E la Madonna. Sì, sì, anche Renato Cortè. No, ma era emozionato, Mario. Ma si vedeva, lo che era lì in presenza, lui vicino a me. È un accendino di legno a testa di io. Ah, ok. Ecco perché si è fatto. Cosa l'accendino? L'accendiamo? Mi ricorda una battuta un po' sfortunata sui draghi, la cosa dell'accendino. Arriva la cometa rossa.
La cometa rossa mi sembra che è quella del tempo. Come faccio? Devi andare nel livello dove appare, ma subito però. Cometa rossa alla riscossa. C'è la cometa, è rossa. In fretta, il sentiero delle stelle. No. Ma sono un coglione. Ho caricato la partita. Sono scivolato dal bordo. Non fisicamente. Ho fatto cadere Cortex dal bordo. Dai, che Dai, iniziamo. Ok. Quindi è un livello che va fatto di fretta. Quello che stai facendo. Entro 4 minuti. Ah. Ah sì, io invece punto a 1 minuto 29, 19 decimi. Ma 29 o 29? 29. Ma hai detto 29. Hai distrotto. Purtroppo mi capita sempre. Così. Ma lei è una merda. È come Axel. Lei che le precook, le precook te le mangi tu le precook. Bene, 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 maestro Yoda. Lui non c'era, se no faceva serata. Sei proprio un viaggino. Saltellare è la cosa che i tigri fanno meglio. Come fa a fare quella cazzo brutta? Come? Ma tra l'altro all'inizio ho detto ma non parlano del progetto. Invece no, l'hanno citato, è stato bello. Addirittura tipo Camillacci si è ricordato pure la parte, diceva ho fatto le vespe lì. Abbiamo problemi con il crimine qui a circuito metro. Bravo, hai impartito una bella lezione a quei ladri. Oh no, no! Puoi aiutarci, ordini feroci Rinox! E hanno rapito il sindaco! Guarda, un pollo! Grazie per aver salvato la mia città! Come sindaco vi dono una delle nostre rinomate uova! Ma sai fare la voce di un Todd? Ciao Mario! È terribile come l'originale, è perfetto! Posso fare il doppiaggio? Ti posso anche fare la principessa Peach? Dear Mario, I want to do a blue job for you! Questa piccia è un po' invecchiata. Un po' nonnina. Please, I want to hold your penis in my hands. Dove tutto? Oh Mario, please, put your finger in my butt. Speed, hurry. Speed. Ma la speed dell'Inks. Si potrebbe andare da MD a fare la spesa. Vengo anch'io. No, no, no. Okay. Perché MD? Aspetta, stavo facendo frasi di ispiro. Un'altra, vediamo un po'.
tutto villatro, le mie mura è nascosto un tesoro. Cosa sono? Un bandicoot. Scritto proprio così. Sì, con la O. Spera, dovresti dire un paio di volte. Me la sento strana. Oh, dammi ascolto, Spiro. Non passare mai una settimana in gabbia. Ah, gente 9, il mio pupillo. Invece nel 2 era... Spiro, ragazzo mio, ho un pisello magico. Voglio dire, ho un seme per te. Da qualche parte. Poi c'era... Oh, Romeo, Romeo. Scusa il disordine, Spiro, ma siamo invasi dai grassoni. No, 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 ma non è questo. Beh, dimmi, Stefano, dimmi un personaggio della, di Spiro che lo imito anche. Secondo me il cannone Dang non funziona. Secondo me il cannone Dang non funziona. Credi di poter abbattere l'uccello, soldato? Salta su e prova. Mi chiamo Piccolo Bobby e ho perso le mie mucchie. Wow, che esplosione. Meno male che avevo l'elmo in testa. Poi non mi ricordo cosa dice. È un gioco razzista. Onestamente manco io. Ma non è la frettolosità, che avevo preso la stella, si può dire. Ho perso lui. Ciao, Spiro. I droidi hanno invaso la nostra fattoria. Ecco una sfera che ho trovato nel recinto delle vacche. Mi sono confuso i tasti per salvarlo. Ma voi ve la immaginate la regina Ape di Galaxy doppiata da Angelo Cola? Non so se neanche se lui è pronto a una cosa del genere. Così hai battuto tutti gli altri piloti sulle piste. Beh, adesso vedrai che sono io il terrore dei circuiti. Vero? Riducendoti un piccolo pezzetto. Fatti. Ha fatto bene sto pezzo. Però il migliore si parla, scusatemi, quello mi guidare. Per piacere. In effetti ce l'ho, però... Sfidare Oxide dovrai fare i conti anche con me. Che poi credo sia ispirata... Credo che quella voce sia ispirata... Credo che quella voce sia ispirata a... A quella di... Che ha incastrato Roger Rabbit. Che c'è uno che sembra Pinstripe che fa... Io non la farei. Secondo me è ispirato a quello. Sì. Anche se non è della stessa risma, diciamo, e no, non ha lo stesso... È stato bello farlo siciliano, tipo, gli è quello che gli è, vuoi dare? Per piacere. Prima di sfidare Oxide, dovrai fare conti anche con me. Sogno campione di Kiss the Fight. Io sto facendo la trilogia di Spiro 1, vaffanculo. Spiro 1 sto al terzo... A metà gioco per Retro Achievements. Ah, Retro Achievements. È proprio così. E mi sono innamorato, sai, di Crash. Ho sbagliato già una volta. Non ti conviene. Ho sbagliato una volta, non sbaglio più. La verità ti fa male, lo so. Dovresti pensare a me. E stare tanto. E già tanta gente che ce l'ha su con me, chi lo sa perché? Ognuno ha diritto di vivere come vuole. Mannaggia la vita. Ok. Mi scivola da solo dalla piattaforma. Io sto fermo, c'è la piattaforma. Una forma piatta.
Ok, ho preso questa stella del cazzo. Oh, ok. Benvenuto. Fortuna al sistema che ho scelto per portarti qui, ma sono sicuro che un biglietto di invito sarebbe stato rifiutato. Mi serve il tuo aiuto. Intorno a te ci sono 5 porte. In ognuna c'è nascosto un cristallo. I cristalli sono come questo. Trovami i cristalli, Crash. È tutto per ora. Ti spiegherò dopo. Ok, io direi di fermarci qua. Va benissimo. Se ci sono comete, falle però, Come? Che poi se ci sono comete, falle, che sennò si resettano. Vabbè, io ho il salvataggio. Scusa allora se tu ho parlato. C'è il salvataggio. Lui salva. Lui vola. Ok, salvato. Ma lo sapete che cioè... è Lord Farquaad da Facebook? Cosa? Lord Farquaad da Facebook. Io sapevo che aveva Tinder. Comunque, ci vediamo dopo. Lo usa per stalkerare Fiona?